Sono Giacinto di Pietrantonio, professore di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, e critico e curatore indipendente, insomma, in questo momento. Prima ho diretto anche il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, la GAMEC, dal 2000 al 2017, insomma, e tante, ovviamente, altre mostre, insomma, attività. Come ho raccontato più volte, mi sono capitato per caso, ho scoperto questo mestiere, chiamiamolo così, tramite un mio amico che mi ha detto se volevo curare una mostra che lui faceva insieme agli altri artisti, Luigi Mastrangelo, Leonardo Novale e Leonardo Sandoli. Questo era nell'80, era ancora all'università a Bologna, e quindi ho curato questa mostra con loro. E mi è piaciuto talmente tanto, insomma, stare con gli artisti, allestire la mostra e via dicendo, che ho detto, ma adesso ne facciamo una, prepariamo un'altra, insomma, così. Non avevo ancora finito di allestire la prima, già ero partito, una cosa che non avevo mai fatto, e quindi è stata come una specie di cosa che ho scoperto in questo modo, che mi è piaciuto talmente tanto, e quindi mi è venuto in mente che dovevo fare questo, insomma, così. Allora non c'erano le scuole dei curatori, quindi non c'era neanche l'idea di fare un mestiere come quello del curatore, e mi sono trovato talmente bene, talmente mi sono e continuo appunto a divertirmi, che faccio quello che faccio. Allora, beh, ovviamente insegnando in un'accademia di belle arti hai a che fare con i giovani studenti che sono, molti vogliono fare appunto, diciamo, quello che si intende per artista visivo, altri vogliono fare altri mestieri, come per esempio gli scenografi, perché le classi sono miste, quindi sono studenti di design, studenti di scenografia, quindi anche studenti che tendenzialmente non vogliono fare l'artista visivo, cioè quello che fa le mostre nei musei, nelle gallerie, insomma, e così via. Noi facciamo come storia dell'arte, quindi quando tu fai un programma, avendo studenti di varie discipline, non è che puoi fare un programma che funzioni solo per uno che vuole fare l'artista, devi fare un programma che serve anche a quello che vuole fare la scenografa, a quello che vuole fare il design. Vabbè, io in questo mi trovo molto bene perché faccio sempre dei corsi interdisciplinari, quindi dove non parlo solo di libri per dire, o di questioni solo strettamente di arte visiva, ma anche di artisti di altre discipline che metto comunque in relazione. Quindi noi cerchiamo comunque di dare più informazioni ovviamente possibile su quello che è la contemporaneità, perché poi io insegno specificatamente storia dell'arte contemporanea e quindi cerchiamo di dargli degli strumenti, delle conoscenze storiche per far capire, cioè, che cos'è un artista oggi, no? Cioè, perché molti degli studenti arrivano pensando appunto alla figura dell'artista come una figura molto tradizionale, perché ovviamente vengono da licei, insomma, scuole medie superiori dove magari i programmi sono arrivati fino a un certo punto e quindi non sanno dell'evoluzione. Quindi il nostro compito è quello, insomma, soprattutto di informarlo, insomma, su questa cosa. Ovviamente ci sono degli studenti, perché io non penso che l'arte si possa insegnare, no? Cioè, nel senso che un artista deve avere un talento, deve avere delle curiosità, e se si sente un artista, ovviamente lui già sa dove andare a cercare quello che gli serve, e quindi individua, insomma, le persone che gli possono servire e che ti usano come uno strumento, e che quindi allora ti fanno domande durante il corso, capito? Ti fermano anche dopo la lezione. Vanessa Beecroft, io sono arrivato,
insegnare all'Accademia, lei voleva seguire le mie lezioni. Cioè non era ancora Vanessa Bigrov, era una studentessa, insomma. Io allora lavoravo a Flash Art, era appena uscita dall'esperienza di lavoro di Flash Art, e lei cercava delle informazioni che l'Accademia non dava, no? Perché lei faceva scenografia, per esempio, no? E io non pensavo mai che lei volesse fare l'artista o che fosse un artista, perché era scritta scenografia. Questo è un esempio, come un artista quando gli interessa fare delle cose, cerca dei riferimenti e ti fa tirare fuori quello che a lei o a lui, insomma, serve. Quindi io non mi sono mai posto il problema proprio, insomma, di come si forma un artista, insomma, che l'artista si forma da sé poi alla fine. Alla fine non è che puoi fare più di tanto. Diverso invece è l'esperienza nelle residenze, no? Perché io ho diretto per 10 anni la residenza di la Fondazione Ratti, cioè l'ho inventata nel 1994, io e Angela Vettese siamo stati chiamati per mettere in piedi questo corso, che quest'anno è arrivata la 26ª edizione, e quindi abbiamo preso in mano questa cosa, abbiamo fatto questo format di residenza, uno dei primi in Italia, però lì non era una figura di professore in un'accademia che gli devi spiegare la storia dell'arte, era una figura di curatore, coordinatore, insomma, insieme a un visiting professor che chiamavamo ogni anno, che teneva tutto il corso, insomma. Quindi il visiting professor c'era il pomeriggio con gli studenti e noi c'eravamo la mattina. La mattina noi facevamo delle lezioni teoriche, vedevamo i portfolio, facevamo la discussione con tutta la classe, e quindi lì cambiava, insomma, il ruolo cioè l'approccio, anche perché, per esempio, lì erano tipo 20 studenti, 25, 30, insomma, massimo. A parte che gli studenti non ti vedono come una figura che gli serve per fare una loro carriera, a parte se non sono, come in questo caso di Vanessa Bigrov, fra l'altro, che hanno. E poi, che sono anche studenti di varie discipline, in più. Possono essere anche 100 studenti, 200 studenti in un corso. Quindi come fai? Tu fai una lezione frontale come facessi una conferenza, no? Invece nelle residenze tu stai lì tutti i giorni parlando del lavoro che sta facendo l'artista, quindi parli del suo lavoro e tutte le altre cose di cui tu parli lo parli pensando al lavoro che gli artisti, studenti che stanno facendo, sono lì, residenze, che sono artisti, non li vedi neanche come studenti, insomma. Quindi cambia completamente l'approccio, insomma. Allora, le residenze artistiche secondo me hanno un compito fondamentale, di cui si è poco parlato o mai parlato, su cui ho realizzato proprio dirigendo Box Art a Cosenza, di luoghi di aggregazione e di dibattito dell'arte. Cioè, quindi di aver preso involontariamente, diciamo, il posto di quelle che una volta erano i bar, no? I caffè, no? Perché una volta c'erano i bar, i caffè, in cui gli artisti si riunivano. Cioè, nel senso, negli anni 60, per esempio, parliamo nell'Italia, c'era il Caffè Rosati a Roma, Piazza del Popolo, in cui andavano appunto tutti gli artisti, si riunivano tutti i giorni, si trovavano là, bevevano qualcosa e parlavano continuamente, insomma, di arte, tanto che poi, per definire quel periodo storico, gli Schifani, Tano Festa, insomma, Pascal e così via, si parla proprio di scuola di Piazza del Popolo, perché loro si riunivano a Piazza del Popolo, al Caffè Rosati, lo frequentavano tutti i giorni. Era un luogo in cui tutti i giorni ci si riunivano, e questo fino agli anni Ottanta, insomma, è stato un po' così, anche se i luoghi sono poi cambiati, perché negli anni 60 era il Caffè Rosati, negli anni 70 era il Privé, per parlare di Roma, ma a Milano c'era appunto il bar Giamaica, dove trovavi Fontana, Manzoni, insomma, e così via. Gli anni 80 c'era l'Hemingway. Oggi, se noi dobbiamo pensare, no? A un caffè, un bar nelle città dove tu vai da Milano, vai dal Giamaica, in Giamaica non trovi nessuno, non trovi, cioè è pieno di gente, ovviamente, ma sono turisti, perché tutti questi sono diventati molto turistici, i bar hanno cambiato fisionomia, destinazione, ma anche gli stessi artisti non frequentano più il bar.
Quindi le residenze, secondo me, hanno preso questo posto, perché sono dei luoghi in cui, diciamo, tempi diversi, perché per esempio Cosenza, nel Box Art, sono delle residenze molto breve, quindi se ne fanno tanti in un anno, però sono tipo una ventina di giorni. Invece qui sono per 6 mesi, anche poi alla Fondazione Ratta anche sono 21 giorni, si sviluppano delle dinamiche, quindi questo è quello che secondo me servono le residenze. Questo è un ruolo molto importante in un momento come questo, e anche questo soprattutto in Italia, insomma, dove c'è un'assenza appunto nel bar, che proprio, vabbè, abbiamo detto già, ma c'è un'assenza di luoghi di dibattito, di discussione, insomma, perché la vita è cambiata, internet, Instagram, si vivono, si comunicano in modi diversi che nella nostra realtà di oggi. Non è una critica, però poi gli artisti sul momento scoprono, perché sono persone molto sensibili, scoprono questa loro, che gli manca questa cosa, che non hanno mai conosciuto, insomma, e che però è la cosa fondamentale perché l'arte possa andare avanti. Ma allora, insomma, sono case diverse su cui ho lavorato, su queste problematiche, perché e anche a scale diverse, no? Perché in un processo di questo tipo rientra anche l'esperienza di fuori uso che ho fatto, nel senso, io sono stato curatore per 6 edizioni, fuori uso ha avuto 19 edizioni, e quindi sono quello che più ha messo le mani in pasta in questo tipo di esperienza, quindi di lavorare su spazi, diciamo, che non sono più in uso, che prima avevano una funzione e poi sono state abbandonate, insomma, via dicendo. Vabbè, in quei casi lì, ovviamente, la maggior parte erano spazi abbandonati, poi alcuni sono stati recuperati, ma era una cosa successiva, cioè nel senso che non c'era una cordata dietro, un mobiliare, un'intenzione, per cui hanno chiamato Cesare Manzo, che è l'inventore, insomma, di questa formula, a fare una mostra. Lui si è inventato questa idea di fare le mostre, diciamo, negli spazi fuori uso, quindi li trovava e poi, insomma, si facevano delle mostre. Poi in alcuni casi è successo che, grazie al fatto che si fosse fatta una mostra, allora questo ha posto attenzione su questo luogo. Per esempio, ieri nella conferenza facevo vedere l'Ex Aurum, diciamo che è stato il fuori uso, diciamo, quello più grosso, più importante, insomma, anche l'architettura più importante, perché è l'architettura di Giovanni Michelucci. Ed era appunto uno spazio che era appunto fuori uso, ma nessuno si era posto il problema di farci qualcosa. Questa mostra ha posto l'attenzione a un luogo simbolo della città di Pescara, perché l'Aurum è un luogo simbolo, e quindi si sono scatenate quella cosa spontanea, tutti i cittadini, molti cittadini di Pescara spontaneamente hanno cominciato a raccogliere le firme perché si facesse di questo luogo uno spazio dell'arte, che era stato indicato, ma per una casualità, perché si era fatto fuori uso, insomma, eccetera. Quindi come l'arte innesca dei processi in quel caso lì. E poi tutti si erano accorti di firme, di articoli sui giornali, interviste, dibattiti, eccetera, eccetera. Poi il comune l'ha comprato, l'ha restaurato ed è uno spazio comunale che adesso è destinato già da diversi anni, su questa mostra qui era nel 95, attività culturale, insomma. Quella invece del Kosovo ovviamente è una scala molto, molto più grande, perché comunque è un paese. La mostra si fa a Prizren, che è la seconda città del Kosovo, la capitale è Pristina, e anche lì, cioè, lì non c'è una volontà politica della città, ma neanche di qualcuno dietro. Suona che sono 3 giovani, Leutrim, Baris e Vatra. Vatra e Leutrim sono marito e moglie, lei è una psicologa, lui è un designer, un po' un artista, un po' un designer. Baris è un regista, però sono giovanissimi, che a un certo momento hanno detto, ma perché non facciamo una biennale? Quindi cercando di trovare i soldi, perché poi la Kosovo è un paese povero. E però è un paese povero che comunque ha bisogno che loro di tutto,
E quindi ha bisogno anche di una biennale, perché la biennale, ovviamente, che è una mostra d'arte, che già per il fatto che si chiama biennale viene attenzionata, capito? Perché le biennali ce ne sono 200-300, insomma, nel mondo. Però è chiaro che fare una biennale in Kosovo è un'altra cosa che fare una biennale, che ne so, mettiamo a Firenze, per dire, no? Perché ce l'abbiamo già una a Venezia, insomma, così via. Però con l'idea che comunque di spingere un processo di innovazione, no? Quindi di recupero, è un recupero di tipo, se si può parlare di recupero, ma qui più che di recupero, di sviluppo di tipo ideologico, in un posto dove non c'è l'arte. Cioè lì non c'è una galleria, non c'è niente, insomma, nel Kosovo. L'unico che c'è è un museo, tipo una custalla a Pristina, insomma, che è la capitale. Quindi questo ovviamente fa parte del processo di modernizzazione di un posto che ha avuto una guerra sanguinosa, fratricida, come sappiamo, ma soprattutto che è stata tagliata fuori, perché l'arte contemporanea proprio non c'è, insomma, non è... anche se il Kosovo ha degli artisti importanti, come per esempio Sisler Ksafa, come Petri Tallilai, che però sono venuti in Italia o sono andati in altre parti per fare gli artisti. Si chiama la strada biennale e non biennale del Kosovo, è perché questi ragazzi hanno detto che... perché loro sono, per l'80% sono musulmani, però è una cultura che dal 600 si è inserita con l'impero ottomano, che ha conquistato appunto la parte dei Balcani, eccetera, su una preesistenza che era ortodossa, che prima ancora era cristiana, e quindi è una società multistratificata. E quindi loro si sentono come parte, da una parte dell'impero ottomano o ex impero ottomano della Turchia, infatti molti di loro parlano anche turco come seconda lingua, anche come prima lingua. E vanno a fare università, per esempio, in Turchia e non nel Kosovo, e così via. Quindi c'è appunto un processo di tenere insieme queste culture. L'hanno chiamata autostrada biennale perché, secondo loro, poi controllando su Google, oggi abbiamo qui, non è esattamente, è un po' vicino, ma non è esattamente. Secondo loro, il Kosovo e Prizren è a metà strada tra Istanbul e Venezia, la stessa distanza, questa autostrada ideale che parte da Venezia e passa per il Kosovo e va in Turchia, perché il Kosovo appunto è Prizren di fondazione romana, infatti ci sono, se uno scava, infatti c'è un piccolo museo archeologico, trova le prime preesistenze, sono preesistenze romane, poi quelle ortodossa, insomma, e così via. Ecco perché il termine, insomma, di autostrada biennale, che ci sono appunto dei giovani molto intensi, molto interessanti, ovviamente non sappiamo, cioè non si può dire in questo momento, perché c'è ancora troppo poco, insomma, quello che si può vedere. Infatti quasi tutti loro sono anche ancora tutti studenti, insomma, di accademia, scuole d'arte, insomma, così, e via dicendo. È interessante comunque l'energia che loro ci mettono, per esempio, quello è una cosa molto, molto interessante, e poi la diversità di approccio, insomma, sia perché sono di culture diverse, ma anche all'interno di una stessa cultura, come uno preferisce la pittura, un altro preferisce l'installazione, un altro preferisce il video, e come alcuni trattano delle questioni che riguardano, forse è un termine improprio, però per capirci, le questioni interne dell'arte, no? E invece alcuni altri che utilizzano l'arte per trattare anche delle questioni esterne, quindi come la politica, come... diciamo la sociologia, l'identità, le tematiche contemporanee, insomma, che ci toccano, come la migrazione, insomma, queste cose. Però vedo la cosa bella, insomma, che posso dire, e che questo è importante,
come loro sono contenti di stare qui in questo posto, come questo, il fatto di essere qui in questo posto e poi di essere insieme, come li carichi, insomma, per lavoro. Quello che vede è che loro si sono arricchiti, insomma, di questa esperienza di essere in questa residenza. E questo, insomma, è un fatto positivo. Poi, ovviamente, tutti stanno lavorando per il lavoro finale, che però alcuni l'hanno solo abbozzato come idea, e infatti ne abbiamo discusso su tutti i lavori, sì, alcuni sono in fase di lavorazione, alcuni sono solo in fase di uno schizzo, alcuni ce l'hanno solo nella testa, insomma, così via. Abbiamo discusso anche di queste cose qua, è stato appunto molto intenso, molto interessante, perché sono venuti fuori possibilità di, che poi è il lavoro che si fa quando si discute, quando con gli artisti, dove fossero delle mancanze, dove si potevano anche cambiare completamente il lavoro, pur mantenendo quello che stavi facendo come di partenza. Praticamente io venivo in un posto dove non ero mai stato, e quindi non sapevo io. Quindi quando vai in un luogo e vieni da fuori, varchi una porta, varchi una soglia, entri in un altro mondo e quindi non sai cosa trovi, insomma. Però il bello, insomma, è proprio questo, cioè di avere la curiosità di oltrepassare una porta che è chiusa, e che tu puoi decidere di aprirla e quindi di andare oltre e di andare a vedere, no? Cosa c'è, perché comunque è una sorpresa, non sai mai, insomma. Può essere una cosa positiva, insomma, può essere una cosa negativa. Però, siccome io sono sempre ottimista, apro sempre le porte, mi interessa sempre andare a vedere, insomma, cosa c'è, cosa trovo, e ho trovato una meraviglia.